Ah, è sempre un bellissimo spettacolo. Devo dire che i numeri continuano a crescere e vedi dai più piccoli che cioè, li vedi proprio emozionati, tesi prima di andare in acqua, soprattutto quando c'è vento. Nei giorni scorsi c'è stato un po' di vento forte, quindi erano emozionatissimi. Ai ragazzi più grandi, dove invece l'emozione è più dovuta a un risultato che no, vogliono fare, perché queste sono anche le gare che noi consideriamo come selezione, come osservazione per i campionati internazionali, poi dove dobbiamo convocare la squadra. Stiamo crescendo come livello, proprio come qualità. Nel laser, nel 4.20 abbiamo un livello insomma ormai a livello internazionale molto alto da tanti anni, ma nel 29er abbiamo raggiunto dopo 3 anni che abbiamo lavorato con programmi specifici, abbiamo raggiunto appunto la vittoria al campionato europeo con Zampiccoli e con Porro Leoni, Zampiccoli Tista e Porro Leoni, per cui devo dire che anche nell'RSX abbiamo il campione europeo in carica e il secondo al campionato mondiale. Con Giorgia Speciale abbiamo vinto il Tecno Plus e quindi abbiamo ottenuto le selezioni per lo IOG, cioè l'Olimpiadi Giovanili del prossimo anno a Buenos Aires. Stessa cosa con Niccolò Renna, che ha fatto 4º al Mondiale Plus. Quindi cioè, devo dire che il livello sta crescendo e questa è la cosa più importante, perché per me è un riscontro sull'impostazione del programma e i contenuti tecnici che riusciamo a dare. Qui a Crotone hanno fatto un lavoro incredibile in pochissimi anni, sono partiti veramente da zero, però hanno una determinazione incredibile, una motivazione, soprattutto degli obiettivi chiari su cosa vogliono raggiungere, e questo gli ha permesso di crescere in pochissimi anni. Il campo di regata in acqua è eccezionale perché è grandissimo, enorme, c'è vento, c'è onda, c'è anche poco vento, però veramente è un campo tecnico importante. Noi siamo venuti qua anche ad allenarci con la nazionale, le varie nazionali delle classi giovanili, per cui insomma è sicuramente un luogo che può anche svilupparsi molto come turismo proprio sportivo.